Allora, facciamo il primo tuffo in uno dei tipi di sistemi informativi. Abbiamo la settimana scorsa concluso un po' la carrellata delle varie categorie di sistemi informativi che esistevano e abbiamo visto che in ogni casellina di una certa matrice che andava per aree funzionali e per livelli aziendali c'era l'opportunità, no, di costruire sistemi informativi specifici. Di gran lunga il tipo di sistema informativo più noto, più ampio, più pervasivo, eccetera, prende il nome di ERP, che è una sigla che stava a significare qualcosa tipo Enterprise Resource Planning, cioè pianificazione delle risorse aziendali, e negli anni però si è sempre più ampliata, quindi adesso è diventato quasi sinonimo di sistema informativo, e cercheremo di capire un po' dopo, o meglio, perché dopo. Diciamo così, in base alla definizione, il livello ERP, Enterprise Resource Planning, è un livello di pianificazione, è un livello nel quale si prendono le decisioni relative ai processi di business centrali. Nella figura qua sotto, a livello, diciamo così, operativo, l'ERP è pinzato tra altre due sigle che stanno per SCM e CRM. SCM sono sistemi di supply chain management, di gestione dell'approvvigionamento, la catena del prodotto. CRM è il Customer Relationship Management, la gestione delle relazioni con i clienti, che include anche le attività di marketing, eccetera, post vendita, eccetera. Quindi, da un lato ci stanno i fornitori, le forniture, dall'altro ci stanno i clienti, in mezzo ci sta la produzione, semplificando all'osso. L'ERP è la parte del sistema informativo che gestisce la parte centrale, quindi gestisce la pianificazione, poi in alcuni casi anche l'esecuzione dell'attività in azienda. Questa figura, tra l'altro, suggerisce anche che l'SCM e l'ERP abbiano una certa sovrapposizione, l'ERP e il CRM possono avere una certa sovrapposizione, nel senso che non sono perfettamente definiti i confini tra l'uno e l'altro. No? Ci sono prodotti SCM che in qualche modo devono sapere a che cosa serve, cioè in quale, diciamo, con il letto di produzione va a finire, l'atto di produzione va a finire un determinato acquisto. Quindi l'SCM sconfina un pochino nella produzione, nella pianificazione della produzione. L'ERP viceversa ha bisogno di sapere delle previsioni, ad esempio sui tempi di approvvigionamento. E quindi sono, quando esistono entrambi questi sistemi tendono a essere o dovrebbero essere collegati. Ma separatamente ciascuno dei due un pochino sconfina nell'altro, quindi i confini non sono mai netti, no? Sono delle aree, non sono dei prodotti specifici, delle aree di competenza dei prodotti. L'ERP appunto è nato come idea, come supporto alla pianificazione, quindi tu hai un piano di produzione e devi pianificare l'attività giorno per giorno tenendo conto delle risorse disponibili. In realtà, la realtà vera è che la pianificazione richiede di sapere tutto. Per poter pianificare correttamente devi sapere quali sono gli ordini, devi sapere quali sono le forniture, quali sono i tempi, devi sapere quali sono le tue risorse in termini di asset, di macchine, di spazi, di logistica, di persone. E quindi, in un certo senso, il concetto di ERP è andato via via fagocitando quasi tutti i processi dell'azienda, i processi di planificazione centrale. Quindi da un cuore che la pianificazione è diventato il sistema informativo che gestisce i processi principali. Quindi la sigla ERP non sta più tanto a significare, cioè ha perso un pochino il significato, lo si usa ancora perché storicamente è cresciuto così, ma in realtà quando si parla di ERP si parla del sistema che gestisce i principali processi aziendali, da cui forse sta fuori il supply chain, da cui forse sta fuori il CRM, da cui forse stanno fuori altre, penso, il document management o altre, però stanno dentro tutta una serie di cose. E quindi
chi produce questi prodotti, questi ERP, poi magari faremo qualche flash di più sui produttori principali, ragiona per forza in una logica modulare. Un prodotto ERP è un prodotto che ha tanti modulini che sono pensati per parlare tra di loro, per dare, diciamo così, una gestione complessiva, ma che sono, diciamo, anche pure becerramente acquistabili separatamente l'uno dall'altro. Perché c'è quella funzione di cui puoi avere bisogno oppure non hai bisogno, quell'altra funzione di cui puoi avere bisogno o non hai bisogno, in funzione del tipo di azienda che sei, eccetera. E in particolare questo disegno racconta alcuni moduli tendenzialmente presenti nei prodotti principali. Quindi c'è la parte CRM che può essere dentro o fuori, l'ERP la fa già, oppure questa figura è girata al contrario rispetto a quella precedente. Qui cliente a destra e cliente a sinistra e supply a destra, mentre il disegno precedente era al contrario. Possono essere già moduli del mio sistema ERP oppure possono essere eventualmente prodotti separati. Poi ho una serie di moduli di amministrazione, una serie di moduli legati alla gestione e una serie di moduli legati all'operatività. I colori di questi moduli, la leggenda dice che quelli blu, quindi queste due colonne, administration management, tendono a essere abbastanza cross industry, cioè applicabili a qualunque tipo di azienda, di business. Cioè, comunque la finanza, quella è, no? Indipendentemente da quale sia il tuo prodotto, da quale sia, se tu sei un'azienda chimica, meccanica, aerospaziale o altro. La gestione delle risorse umane gestisce le risorse umane indipendentemente dal lavoro che fanno, in un certo senso, no? Quindi sono dei moduli che tendono a essere la pianificazione, il budget, la rendicontazione dei costi, eccetera, i cruscotti di monitoraggio delle attività. Sono tutte attività che, quindi moduli software, quindi insieme di funzionalità software, che sono, non dico del tutto indipendenti, ma trasversali rispetto a ciò che fa l'azienda. E quindi sono adattabili, in qualche modo personalizzabili, ma il loro nucleo rimane applicabile a tutte le aziende. Mentre invece questi qui, rossi, sono relativi ai moduli che sono specifici di alcune industrie, che non avrebbero senso su altre. Perché dipende dal tipo di produzione. Quindi qua parla di pianificazione dei materiali, pianificazione della produzione, pianificazione della distribuzione, e dipende se fai distribuzione o se non la fai. Quel modulino lì ha senso o non ha senso per te. No? Ordini, vendite, ordini di fornitura, ordini di spedizione, la gestione dei materiali incoming, essenzialmente materie grezze, eccetera. Cioè dipendono questi moduli dal settore industriale all'interno del quale lavora. E sono diversi, sono specifici. Quindi chi vi vende un sistema ERP vi dà un'offerta che dice: guarda, il sistema base è questo, i moduli blu. Questi moduli blu possono avere delle estensioni che sono i moduli bianchi, CRM, SCM e PLM, che non citavo prima, gestione del ciclo di vita del prodotto, che sono visti come estensioni, non stanno nella pianificazione stretta ma stanno nel contorno. E poi per la tua azienda, beh, da questo catalogo di blocchi rossi, che in realtà questi sono solamente alcuni esempi, per la tua azienda e per il tuo settore industriale potrebbe andare bene questo, questo, quest'altro. Se ti va bene fa 600.000 euro all'anno, o anche di più, per avere questi prodotti. Quindi è, diciamo così, un insieme di funzionalità in cui all'interno, sì, vedete production planning, che è ciò che ha dato il nome, no? All'ERP, ma non è l'unico modulo, anzi abbiamo detto che non è neanche detto che si applichi a tutti i segmenti industriali, perché è quello rosso, ma è il cuore intorno al quale è nata l'architettura attuale dei sistemi ERP. Per cui diventa molto difficile rispondere alla domanda: che cosa fa un ERP? Dipende, è un mondo. È un mondo intero, è fatto di tanti moduli, è un sistema che tendenzialmente gestisce i processi, tende a gestire i processi di produzione,
la parte di pianificazione dovrebbe essere quella principale, tende ad essere estendibile con funzionalità diverse in funzione delle esigenze dell'azienda e, della specificità del settore aziendale. Tanto di più preciso non si può dire se non scendendo sul singolo prodotto, sulla singola installazione, che quelle funzionalità è un'altra. Quindi si parla di più delle funzionalità che hanno i singoli moduli che non degli ERP nel suo complesso. La difficoltà del concetto di ERP modulare in questo modo, come analizzeremo un pochino, è tenere insieme il tutto. Tenere insieme dei moduli che parlano lingue completamente diverse. Questa è la parte complicata. Questo è il... Infatti questo qua è ciò che abbiamo detto sui tre tipi di moduli. Quest'ultima frase dice che è una lista molto ampia dell'ERP, così che viene mandato, di fatto viene a coincidere con l'enterprise system, quindi col sistema informativo aziendale in senso lato. Quindi parlando di ERP bisogna distinguere, stiamo parlando dell'insieme dei moduli della suite, che ha come caratteristica un insieme di moduli che in qualche modo condividono le stesse informazioni. Cioè, alla base di questi grossi ERP modulari c'è un grosso database, un stato di database, che è comune tra i vari moduli, in modo che i vari moduli non abbiano difficoltà a scambiarsi informazioni. Anzi, questa è la cosa che contraddistingue un ERP unico, fornito da un unico grande fornitore, rispetto a tanti programmi software separati che poi in qualche modo devono fare salti mortali per scambiare i dati tra loro. Quindi, a livello di suite, di ERP, le caratteristiche principali sono due. Uno, la condivisione, la facilità di condividere i dati tra un modulo e l'altro. Per cui se ho le anagrafiche dei dipendenti, sia il modulo di finanza che fa gli stipendi, sia il modulo di risorse umane che fa la formazione, accedono a quelle informazioni lì. Le stesse, non sono duplicate, non c'è bisogno di aggiornarle. E poi in qualche modo può supportare i processi di business che vanno anche a cavallo tra i vari moduli, quindi passare informazioni tra un modulo e l'altro. E poi invece la fra le funzionalità sono gestite a livello di modulo. I singoli moduli sono applicativi software, ciascuno con le proprie funzionalità. O diciamo, quando lo progettiamo avrà i propri requisiti che poi verranno tradotti in funzionalità e supporta i suoi processi di business interni, che a volte si possono integrare con un processo più ampio e a volte invece si concludono direttamente all'interno. Questo è la scelta dei moduli, dipende dalle funzionalità che a me servono, che io intendo integrare all'interno della mia azienda. Quindi quando uno ragiona in ottica ERP, non ragiona quasi mai nell'ottica progetto e costruisco un sistema informativo che si calzi esattamente sulle mie esigenze. Ma ho un insieme di moduli predefiniti, di questi moduli so quali sono le funzioni che supportano, scelgo quelli, la combinazione di moduli che nei vincoli di prezzo che ho, di costo che ho, soddisfano le funzioni che voglio coprire. L'idea che sta alla base è che questi moduli, combinati opportunamente, riescano a coprire le esigenze della grande maggioranza delle imprese. Perché vanno in qualche modo a ciascun modulo specializzarsi nei processi che, quando scendo sul dettaglio, tendono ad essere abbastanza standardizzati. Poi è la combinazione di questi processi che spesso distingue un'azienda da un'altra. Ma a parte di contabilità la fanno tutti nello stesso modo. Ad esempio. All'interno di questi tipi di prodotti ci sono, se vogliamo, due grossi universi. C'è l'universo dei grandi fornitori, che sono due, che sono SAP, che è un'azienda, una multinazionale con origine tedesca, e Oracle, che è anch'essa una multinazionale con origine statunitense. Questi sono i due più grossi fornitori di ERP, di prodotti più completi, essenzialmente più ampi, e il più noto di sicuro è SAP. Cioè, SAP è noto per l'ERP, punto. È l'ERP. Oracle è noto più che altro per i database, poi ti vende sopra anche un suite ERP che lavora sui propri database, ma diciamo così, quando dici Oracle ti viene in mente il database, ti viene in mente l'ERP. E poi ci sono
Vabbè, ci sono anche altre società che sono, la stessa Microsoft, un prodotto che si chiama Dynamics, se non sbaglio, che cerca di fare gli ERP. Però ha un target un pochino più piccolo e più limitato. E poi ci sono molte, invece, altri prodotti più piccoli, più locali, più verticalizzati, più mirati magari al mondo delle piccole e medie imprese e forniti magari a loro volta da medie imprese, da piccole imprese. Che ovviamente la differenza di scala tra un prodotto di una multinazionale e il prodotto di una piccola impresa è che la multinazionale ti può offrire lo spettro completo dei prodotti, mentre magari la piccola impresa ti fornisce il prodotto specifico relativo a quel tipo di azienda, molto più ristretto, molto più di nicchia, non ha tutte le funzionalità, ma solamente alcune, non copre tutti i settori industriali, ne copre solamente alcuni, oppure uno o due, tipicamente. Però magari su questi sono più personalizzati, c'è un rapporto magari più diretto, per cui riesci a ottenere più facilmente delle personalizzazioni, magari per la specificità delle normative italiane o cose di questo genere, o del tuo modo di lavorare, perché hai contatto più diretto con lo sviluppatore. E tante volte anche sul fronte del prezzo ci guadagni. Non è vero che, visto che i prodotti multinazionali sono a larga diffusione, allora costano di meno. Qui l'economia di scala non scatta, perché sono monopolisti questi, quindi fanno il prezzo che vogliono. Magari hanno un mercato più ampio, ma tengono comunque i prezzi alti perché comunque non c'è concorrenza. Quindi, cioè, non è per il fatto che lo vendono tutti, allora magari costerà meno. No, perché mai dovrebbero abbassare i prezzi se non hanno concorrenza? Tengono i prezzi più alti possibili. Quindi la concorrenza gli arriva dal basso, non arriva dall'alto, sui piccoli, a cui comunque non danno fastidio, tutto sommato, perché vanno a occupare delle piccole nicchie o dei clienti che comunque non potrebbero permettersi canoni annuali che sicuramente hanno 6 cifre, da 6 a 7 cifre. Mentre invece, magari sui piccoli, sui locali, se hai bisogno solamente magari dell'applicativo di contabilità o di paghe, te la cavi con qualche migliaio di euro, no? O una decina di migliaia di euro all'anno al massimo. Quindi sei su un ordine di grandezza almeno più piccolo. Quindi sono due proprio mondi disconnessi tra di loro, tendono a non parlarsi. Chi fa la grossa scelta si mette nelle mani di SAP e dei suoi consulenti. Perché poi ovviamente il prodotto SAP ha un mostro di questo genere, lo compri i moduli che ti servono, ma poi questi moduli andranno poi personalizzati, configurati, devi poi dare i dettagli, caricare i dati, magari modificare alcuni processi, molti di questi ci sono processi, e i processi qualcuno li deve disegnare, debuggare, i dati, le informazioni sui tuoi prodotti, di quali informazioni sono composte, lo schema dettagliato del database lo devi dare tu. Quindi poi c'è tutto un indotto collegato di attività di consulenza che tipicamente non fornisce direttamente la casa madre tipo SAP, ma forniscono dei consulenti a parte che sono specializzati in prendere i moduli grezzi di SAP e personalizzarli aggiungendo tutte le configurazioni, tutte le personalizzazioni, tutti i processi, eccetera, eccetera. Quindi è un investimento, diciamo, abbastanza traumatico, diciamo così, per un'azienda che debba entrare in questo. Mentre invece sul piccolo, di solito, è quasi sempre il produttore che poi ti segue, il produttore del suo prodotto che poi ti segue. Quindi sono due modelli completamente distinti, convivono tranquillamente entrambi. Qui vediamo le percentuali di diffusione. SAP e Oracle insieme superano la metà del mercato e poi questi altri due prodotti si fanno il restante 25% e agli altri rimane poco. Questi Sage e Microsoft tendono a lavorare più sulle piccole e medie imprese perché hanno dei prodotti che sono meno strutturati, meno completi di quelli superiori. Qui c'è un'altra statistica che grosso modo dice la stessa cosa, e quindi i tre prodotti principali sono questi qua che sono indicati, che conoscevamo già. Allora, che cosa fanno? Mettiamoci per ora nel modello ERP generale, quindi immaginiamo SAP. Le funzionalità trasversali, quindi tutto il sistema funziona perché c'è condivisione di dati e modularità funzionale. Quindi hai un unico grosso magazzino di dati
uno o un insieme di database predefiniti, e tutti i moduli si vanno a innestare e lavorano su quei dati lì. Moduli che tra di loro sono abbastanza indipendenti, salvo per quanto riguarda i processi intermodulo che devono cambiarsi informazione, ma altrimenti ciascun modulo lavora col suo pezzo di database, gestisce i suoi processi, le sue funzioni e lavora tranquillo. Il grosso valore è avere questa base dati condivisa, ovviamente, in cui tutti possono andare a pescare, leggere e scrivere. Ecco, un approccio di questo genere ha una caratteristica di base che è riassunta dalla parola prescriptivity, cioè è un approccio prescrittivo. Il software dice all'azienda cosa deve fare. Il software nel modulo di ordini, gestione ordini, è fatto in un certo modo, gestisce un certo processo, e allora l'azienda deve gestire i propri ordini con quel processo. Punto. Se il processo richiede di avere un'offerta e poi dopo quell'offerta deve avere una conferma formale, quella a seguito della conferma formale arriva l'ordine, e se tu eri abituato fino a ieri a non avere la conferma formale, la devi fare, la devi aggiungere, perché il tuo modulo, questo chiaramente è un esempio un po' forzato perché poi sono configurabili questi processi, ma comunque al di là di quello che puoi configurare hai dei modi di funzionamento che sono dentro il software e la tua azienda in qualche modo ci deve adattare più o meno, ma sicuramente si deve adattare al software. Pro e contro di questo, no? Il pro che cercano di venderti, o che effettivamente c'è, è che queste aziende hanno messo, i produttori di ERP hanno messo dentro i moduli quelle che loro considerano le best practice. Ma voi stessi nei corsi che fate di management vi dicono, vabbè, tu puoi fare quello che vuoi, per svegliarti al mattino, ti inventi un modo di gestire le cose, ma sappi che questo processo, fatto in questo modo, si vede che dà buoni risultati. Ve lo raccontano, vi scrivono i libri, poi vi imparate, ah, in questo caso devo applicare un modello tra dei tali, in cui prendo i dati così e tiro fuori le informazioni in questo modo. Non è l'unico. È un modello che è stato provato, che funziona. In molti casi ha funzionato meglio di altri. E allora chi sviluppa ERP dice, ma noi ci facciamo carico di capire quali sono i modelli che funzionano magari nei vari segmenti industriali e li codifichiamo nel software. Così quello che tu compri quando ti compri il software non è solo un software, ma è anche il modo migliore di lavorare. Il software ti aiuta, detto da loro, a lavorare nel modo, nella best practice industriale, quello che ha dato vantaggi ai tuoi concorrenti o le aziende del tuo segmento di mercato, o del segmento industriale, perdono, non di mercato. D'altra parte, ovviamente, tu devi essere cosciente di questo, che non stai comprando un software che il giorno dopo cominci a usare, ma stai comprando un software che dal giorno dopo ti chiederà di ripensare alla tua organizzazione aziendale e ai tuoi processi aziendali. Di solito costa più questo che non il software stesso. No? Quindi per questo dicevo che sono scelte abbastanza traumatiche queste. L'approccio è di questo genere. D'altronde, preparare un prodotto e venderlo su larga scala richiede che questo prodotto sia standardizzato, sia uno, sia quello. Per cui se non ti va bene, stai senza, perché concorrenza non ce n'è, e se invece lo vuoi, sappi che devi adattarti. No? Quindi ha un costo di adattamento, dall'altra parte potrebbe avere il beneficio di abituarti a lavorare in modo più codificato. In un mondo in cui sono sempre di più le varie normative, no? Dalla qualità in su, che ti chiedono di fare le cose in un certo modo, di avere processi documentati, di avere processi tracciabili, eccetera, avere un software che già di per sé ha un processo definito, quindi già documentato da solo, è tracciabile perché il processo stesso si traccia nelle sue azioni, il software lo dà già, ti permette di non inventare da capo, non reinventare da capo le tue soluzioni. Quindi a un certo punto potrebbe essere anche un risparmio di energie. Però è un aspetto da valutare molto bene, molto attentamente. Perché altrimenti rischi di fare le cose due volte. Continui a lavorare come hai sempre lavorato e poi fai credere al sistema informativo che in realtà stai facendo cose diverse affinché lui possa andare avanti con i suoi processi. Allora, questo lo stai, diciamo così, pagando entrambi i mali.
Se tu partissi da zero, dal nulla, allora potresti dire, bene, do in mano a questo grosso database condiviso gestito dall'IRP tutti i miei dati e mi gestirà tutti i miei processi. Il problema è che quasi mai un sistema informativo nuovo arriva su terra bruciata, sul deserto in cui non c'era nulla prima. C'erano già delle cose prima. I cosiddetti sistemi legacy, sistemi preesistenti, sistemi ereditati, no? Ciò che è eredito dal passato. Allora, in qualche modo, i sistemi informativi si devono riuscire a integrare, i sistemi informativi nuovi, in particolare questi ERP, si devono riuscire a integrare con sistemi preesistenti. Ma cosa vuol dire venderti un prodotto unico che fa tutto? E che si deve poter integrare col tuo preesistente, e ciascuno ha un preesistente diverso dagli altri. Come faccio? Lo faccio definendo delle interfacce di traduzione o di conversione dati opportune. Per cui io magari ho dei sistemi, vedete che c'è un blocco interfaccia qua, un blocco interfaccia qua, un blocco interfaccia qua, che permettono a sistemi informativi diversi, quello delle spedizioni, quello del ricevimento merce, quello dei ordini e clienti, di in qualche modo non parlarsi tra di loro, perché sono nati senza sapere nulla l'uno dell'altro, ma di poter travasare un sottoinsieme dei dati gestito dall'uno all'interno dell'altro. Quindi sono tutte operazioni di trasferimento dati e sincronizzazione di variazioni, per cui io magari la gestione degli ordini ce l'ho sul mio sistema legacy, e poi il resto compro l'ERP nuovo, in qualche modo al gestore degli ordini l'ERP deve far sapere quali sono magari le disponibilità di magazzino o le esigenze di produzione, e il sistema di gestione degli ordini deve far sapere al resto dell'ERP quali sono le merci in ordine, quali sono i tempi stimati di arrivo e quali sono i costi. L'informazione va scambiata. Se i due sistemi non sono pensati, non sono due moduli dello stesso ERP, ma sono sistemi separati, in qualche modo qualcuno dovrà sviluppare queste interfacce che in qualche modo estraggono i dati da un sistema e li iniettino a forza, in modo più o meno violento, all'interno dell'altro e viceversa. È più facile farlo con sistemi più moderni, tra virgolette, più di recente sviluppo, perché sono poi tutti basati su database nazionali, per cui ci sono dei sistemi si chiamano ETL questi sistemi spesso, Edit Transformation and Load, Edit Transform and Load, scusate. Li modifica, trasforma e carica su un database di destinazione, a cui do un database, do un insieme di trasformazioni da fare, lui mi legge i dati, li modifica in funzione delle regole che gli ho dato e poi me li carica in un database diverso. Sono prodotti che fanno questo. Quando i dati di partenza sono di DB relazionale, quando invece sono annegati dentro la logica di un sistema scritto magari 40 anni fa, prima che inventassero le SQL, allora diventa più un'arte o richiede soluzioni ad hoc. Quindi questo è un altro aspetto: se io integro un ERP con un sistema informativo esistente, mi devo sempre chiedere qual è il costo dell'integrazione in termini di trasferimento dati. Facile, difficile, a chi lo faccio fare, quanto mi costa? Oppure abbandono il sistema legacy e mi compro il modulo corrispondente nell'ERP nuovo, è una valutazione che va fatta ovviamente. Il vantaggio dei sistemi legacy è che sono stati costruiti su misura esattamente sulle mie esigenze, quindi andare a cambiarle è qualcosa che ho e che funziona, è fatto su misura per me, con qualcos'altro che invece gestisce i processi più standard, non necessariamente personalizzati su di me, questo potrebbe essere il motivo per cui si cerca di tenere in piedi i sistemi esistenti. C'è anche un questi sono i punti che abbiamo visto: la facilità, il costo, il tempo che ci vuole a costruire queste interfacce, sincronizzazione dei dati. L'ultimo punto che abbiamo discusso è quello della responsabilità. Cioè, l'integratore di sistema a questo punto diventi tu, colui che ha la responsabilità di prendere i vari pezzi, hai pezzi di fornitori diversi. Allora, se hai pezzi di fornitori diversi, magari non ti scrivi tu in casa all'interfaccia per trasferire i dati,
Però hai un sistema legacy che è stato fatto da un team di sviluppo, hai un'interfaccia di trasferimento che è stata fatta da una società di consulenza e hai un ERP che è stato comprato da una società altra. La responsabilità è che tutto funzioni insieme non la puoi scaricare su nessuno di questi attori. È tua. E quindi devi avere le strutture per poterci far carico. Mentre invece, ovviamente, quello che ti dice SAP che ti vende il prodotto, dice no, se prendi tutto da noi, siamo noi che garantiamo l'integrazione, che le cose funzionino insieme bene. Quindi questo è un altro costo che va valutato. Uno potrebbe anche farsi l'ERP a mano, no? Compro un modulino da un'azienda, l'altro me lo faccio sviluppare, l'altro me lo sono fatto in casa, l'altro lo compro da una piccola impresa che fa quello, ho 8 software diversi o 10 e poi cerco di trasferire i dati tra uno e l'altro. Però è chiaro che è un'attività che richiede poi un'attività di integrazione e poi soprattutto la responsabilità di questa integrazione che mi prendo a carico. Mi costa magari meno l'acquisto di singoli pezzi di software, ma poi sono in grado di gestire l'integrazione. Mentre invece, se sono in un sistema di ERP, anche i livelli diversi, come dicevamo la volta scorsa, che il livello operativo rispetto al livello gestionale hanno bisogno di visioni molto diverse sugli stessi dati. No? Il livello di management ha bisogno di dati più di sintesi, mentre il livello operativo ha bisogno di dati freschi, no, aggiornati in tempo reale, molto più di dettaglio, dove però manca la vista d'insieme. Allora, due sistemi informativi che parlino lingue così diverse non sono neanche facili da mettere insieme. Prendi i dati dell'uno e metti nell'altro. Cosa se ne fa il sistema di management che ragiona magari sulla pianificazione annuale di quanti pezzi hai fatto ieri, no? E quali, no? Vabbè, questa operazione qui, ovviamente se ho un pacchetto ERP integrato, viene gestita già dal pacchetto ERP integrato, il quale avrà, dicevamo, un'unica base dati, ma in realtà queste basi dati sono più di una, e ci sono già però le logiche di integrazione tra queste basi dati. Logiche che invece mi devo fare a mano se dovessi integrare con sistemi separati. Quindi qui abbiamo invece tutte le applicazioni a livello operativo, ordini, produzione, produzione, eccetera, che lavorano sulla base dati operativa. E poi invece ho una base dati che non è chiamato database, è chiamato warehouse, contiene i dati di gestione e supporta tutte le applicazioni a livello di management, no? I livelli che dicevamo prima. Il termine warehouse non ci spaventi, significa semplicemente il magazzino dei dati. E quindi una serie di dati che non sono quasi mai primari, perché i dati primari sono qua sotto, sono dati derivati, che vengono poi immagazzinati in una forma che ne rende facile il confronto. Mentre qua ho una forma che rende facile e veloce l'uso diretto, individuale, mentre sopra invece di solito posso fare delle analisi e degli aggregati, dei trend, eccetera. Quindi i dati vengono memorizzati in un modo diverso, tipicamente con il modello stella, come si dice, ma non entriamo in dettaglio su questo. Vabbè, qui fare un dettaglio sull'integrità dei dati, ma è un dettaglio che possiamo anche visto il tempo saltiamo alcune cose. Allora, vediamo invece, tanto per dire, ritornare alla domanda iniziale, cosa fa un ERP? Ecco, questo è ciò che vi dice SAP del loro prodotto R3. For manufacturing, quindi per la verticalizzazione di SAP nelle industrie manifatturiere. E dice, guarda, su questo tipo di industria io ti offro questi moduli. E ciascuno di questi moduli è abbastanza facilmente identificabile. No? Vendita e distribuzione, gestione dei materiali, pianificazione della produzione, gestione della qualità, gestione delle sedi operative, gestione delle risorse umane, finanza, controllo, gestione degli asset, quindi di fatto delle proprietà, progetti, workflow e, vabbè, sistemi informativi che si fanno sono i cruscotti riassuntivi. Quindi ciascuno di questi non abbiamo difficoltà a capire quali sono le sostituzioni, a delimitare le sostituzioni. Il sistema ERP di fatto è l'integrazione di tutte queste funzionalità in un pacchetto unico. Questi moduli ovviamente sono moduli, quindi sono tutti
usabili indipendentemente l'uno dall'altro. C'è un nucleo in centrale che gestisce il database e ci sono i modulini che vanno a agganciarsi e pescare da questo database. Il fatto che questi siano moduli forniti dallo stesso fornitore, integrati sullo stesso database, rende facile, tutto sommato, l'evoluzione, cioè oggi mi servono alcuni moduli, domani mi servono altri, li aggiungo e mi è garantito che funzionino. Potrebbe anche essere possibile integrare moduli aggiuntivi nello stesso database forniti eventualmente da fornitori esterni. Poi magari l'azienda che si specializza, che ne so, sulla parte della finanza per la gestione più aggressiva delle risorse finanziarie e quindi ti fa delle cose che il modulino finanziario di SAP non fa ancora, vabbè, questa società può decidere di svilupparsi un prodotto a sé stante oppure sviluppare un modulo che sia integrabile dentro SAP. È chiaro che devono pagare poi a SAP le licenze per poterlo fare, ma questo è un problema loro, no? Di sviluppare del software che siano i moduli aggiuntivi che tu ti puoi comprare. Quindi di fatto abbiamo una sorta di mercato che si può costruire sopra l'infrastruttura del grosso sistema gestionale. Quindi tu hai dei moduli che sono forniti direttamente dal fornitore del DRP e dei moduli che possono essere forniti da fornitori esterni aggiuntivi. Li chiama best of breed, magari sono specializzati in alcuni settori. E quindi poi ovviamente nella tua definizione del sistema operativo hai un'offerta che è più ampia di quella del singolo fornitore, ma sempre ovviamente legato all'infrastruttura di base del singolo fornitore. Vale sempre la regola che i singoli moduli, no, prescrivono un processo che può essere o non essere il processo che avevi ora in azienda. Allora, cosa dobbiamo fare a questo punto? Di solito l'analisi che si può fare è una cosa di genere. In funzione delle varie attività che il mio sistema informativo dovrà supportare, io vado a confrontare il caro, cioè ciò che faccio adesso, con ciò che l'IRP vuole fare. O meno, qual è il processo predefinito del software IRP. Quindi però, caso per caso, ho due possibilità. Posso agire, cioè visto che c'è questo gap, no? Questo scollamento tra il modo che ho io dal mio processo attuale e il processo gestito dagli ERP, caso per caso posso agire sul processo o posso agire sul software. Agire sul processo significa modificare il mio processo aziendale attuale facendolo diventare uguale al processo che è codificato nel software. Ad esempio qui fa vedere che nel caso della recezione materiale io semplicemente tengo traccia di ciò che è stato consegnato, mentre invece l'IRP vuole che venga fatto un controllo di ciò che è stato ricevuto al ricevimento merci rispetto all'ordine, cioè confrontare la bolla con l'ordine. Il processo attuale confronta la bolla con la merce effettiva, con le scatole che sono arrivate, e basta, e poi lo riceve e basta. Invece qua richiede che venga fatto il confronto tra la bolla di consegna e ciò che era stato ordinato, no? Che è tutto ragionevole, magari non lo facevo perché non mi serviva, però vabbè, tanto più che probabilmente l'IRP mi permette di richiamare all'istante l'ordine, è una checklist molto veloce che posso fare, e decido di modificare il mio processo aggiungendo questo passo, tra l'altro mi aggiunge qualità. È gestito in buona parte del software, perché l'ordine già c'è nel software. Magari prima gli ordini li facevo chissà come, e quindi mi sarebbe costato anche solo un quarto d'ora andare a prendere il pezzo di carta. Mentre invece, in altri casi, quindi sono un esempio in cui è facile adattare il processo esistente a quello che l'IRP prevede. E in questo caso effettivamente ci guadagno in termini di processo, perché ha un costo probabilmente operativo molto basso, con una qualità cosiddetto, no? Mi adatto al caso migliore. In altri casi invece posso decidere di adattare il software, perché magari il mio processo prevedeva già delle cose in più
per cui magari nello storage definisco o dei processi o degli algoritmi che mi sono costruito negli anni per decidere qual è il magazzino nel quale andare a stoccare questa merce, mentre invece l'ERP che compro non ha questa funzionalità e quindi mi dice sempre semplicemente la merce è stata ricevuta, punto e basta, e poi scelgo a mano il magazzino in cui, è stata stoccata. Allora, in questo caso io potrei decidere, visto che avevo un processo che era già più ricco, era più adatto alla mia specificità, quindi mi serve anche io certi magazzini sbloccati in qualche modo, allora posso decidere di aggiungere questa funzionalità al mio software. Molto spesso questi moduli arrivano, SAP arriva con un suo linguaggio di programmazione, per cui oltre a poter disegnare i processi graficamente, in modo con una notazione molto simile a quella dell'Activity Diagram, che poi chiama PTFM spesso, linguaggio tipicamente supportato, posso andare proprio ad aggiungere il software, non costruire i moduli a parte, ma estendere il funzionamento dei moduli esistenti aggiungendo degli script, delle macro, delle funzionalità aggiuntive. E quindi qui posso decidere, magari non lo faccio io perché non è la mia competenza, ma chiedo a qualche consulente di farlo, di estendere la funzionalità base di quel modulo personalizzando. Chiaro che è un costo aggiuntivo, però è un'opzione comunque che posso valutare. Quindi questa gap analysis è particolarmente importante per capire qual è l'impatto e in termini organizzativi sui processi e in termini di costi sugli sviluppi ulteriori, sugli adattamenti che devo fare sugli ERP nel momento in cui me lo porto in casa. Questo ovviamente è il primo impatto. Poi una volta che il sistema ce l'ho in casa, posso proseguirò in modo incrementale, quindi diciamo così è molto meno grave questa parte. Quindi il costo di adottare un sistema ERP è una combinazione di molti fattori. E questo, se vogliamo, è uno dei motivi per cui le piccole imprese, le medie imprese difficilmente hanno sistemi di questo genere. C'è il costo delle licenze, che sono centinaia di migliaia di euro all'anno per partire. Il costo della personalizzazione, il tempo che ci metto a mettere in opera in tutto, che non è il tempo di installazione del software, ma è il tempo soprattutto di ridefinizione dei processi, formazione, importazione dei dati, eccetera, eccetera. E poi l'impatto anche sui fattori umani, sulle risorse, sui processi, su una persona che ha fatto la stessa cosa per 40 anni, tu gliela cambi, potrebbe non essere la persona più felice di questa terra, soprattutto se lo faceva bene, no? In un certo senso, gli cambi il modo di farlo. Quindi può essere una scelta un pochino pesante. Questo è il motivo per cui essenzialmente le grandi aziende sono quelle che usano di più o tendono a usare di più i sistemi ERP completi, anche perché hanno dei processi più complessi, più formalizzati e così via. Ecco, due notizie proprio al volo su questi prodotti. SAP è un'azienda che adesso è leader di questo settore, è stata fondata nel 72, quindi 82, 92, 2002, 2012, 40 anni, tutto rispetto, è nata come azienda tedesca, faceva software di pianificazione in tedesco. Il vero salto l'ha fatto con la versione 2, che girava su mainframe, questo negli anni 80, dove ha cominciato ad avere un prodotto che poteva essere venduto sul mercato internazionale, perché era multilingua e multivaluta. Prima era in tedesco e gestiva il mercato tedesco, appunto. È nata così. Poi hanno fatto la versione su più lingue, quindi poteva essere personalizzata, poteva gestire più valute. 10 anni dopo hanno fatto la versione client-server, quindi che potesse lavorare su sistemi informativi dal punto di vista tecnologico più avanzati, più evoluti e non solamente su mainframe. E poi da lì in avanti la versione 3, diciamo, il caposaldo di quello che ha fatto esplodere SAP, quello a cui si sono allineati tutti, e che poi ha cominciato ad aggiungere moduli, per cui appunto 10 anni dopo l'introduzione anche del CRM all'interno di SAP, che di per sé non c'entra nulla con la pianificazione, ma ovviamente essendo una richiesta del mercato e delle aziende, hanno detto ma anziché andare dai concorrenti a farti un sistema CRM separato, compro da noi e così via. Ora ha avuto un percorso invece completamente diverso, quindi SAP è sempre stata nel gestionale. Oracle è nato invece dal database, dal mondo dei database, siamo tutti coscienti di questo, è famosa per questo, fa i soldi con questo,
A un certo punto, nel 95, ha deciso, ma a questo punto più per motivi di opportunità che non per motivi di tecnologia o di know-how intrinseco, voglio vendere anche IRP. Come ha fatto? Come fanno tante multinazionali, compro tre aziende, una facendo IRP, l'altra facendo CRM, l'altra facendo i sistemi di gestione, compro le aziende, mi compro i prodotti, mi compro le competenze e creo al mio interno un nuovo settore che fa un IRP, che nasce dalla mescolanza di questi tre prodotti che esistevano un attimo prima e sono stati fagocitati un attimo dopo. E quindi da lì è nato, no? Questo settore. E succede così anche in questo modo. Dopodiché c'è tutto, questi sono i percorsi dei due grandi, dopodiché ci sono moltissimi percorsi delle piccole, di piccole e medie imprese che vendono software, vendono magari di software specifico per alcuni domini o specifico per alcune funzioni, ad esempio la contabilità è facile, insomma, perché è uguale per tutti, è definita dalla legge. Che anche vuol dire che hai più concorrenza, perché magari saranno in molti a offrirti quel pacchetto. Però è standardizzabile, quel modulo lì è più facile da standardizzare che molti altri. Oppure pacchetti specifici per alcuni domini. No, poi tempo fa ho seguito un tirocinio di un ragazzo che è andato a fare a lavorare in un'azienda che lavorava su tutta la parte di certificati energetici, che è un mercato nuovo, verticale, di scambio di certificati, certificazioni, eccetera. Lavoravamo molto questi qui, avevano problemi di personalizzare in cinese il software perché molto lavoravano con la Cina, e vabbè, è un dominio specifico. E lì ci sono vari processi che vengono gestiti su quel dominio, no? Sulla gestione dei certificati energetici. Oppure ci sono prodotti semplificati, no? Chiamati IRP Lite, un IRP che non ha tutte le funzioni, non è così complicato, ma vabbè, alcune cose le fa e magari possono essere sufficienti. Oppure, soprattutto in combinazione con gli IRP più semplici, c'è la modalità di accesso a service provider. Un sistema, questo lo fanno anche i grandi adesso, tipicamente un sistema IRP va preso e installato sulle tue macchine a casa tua, personalizzato e gira sui tuoi server, quindi deve avere un'infrastruttura per farlo funzionare. Mentre invece, al giorno d'oggi, l'IRP viene fornito come servizio, per cui tu compri l'accesso a un software che sta girando sulle macchine dell'azienda che te lo fornisce. A casa tua non devi installare nulla, non hai i costi di infrastruttura, hai solo dei costi di licenza. Chiaro che avrai una flessibilità inferiore, perché comunque il prodotto, se un server è condiviso tra più clienti, sarà meno personalizzabile, probabilmente sarà meno veloce, tutta una serie di compromessi. Però questo, soprattutto tra piccole aziende e piccole aziende, è un modello che permette di dosare molto più facilmente i costi e averli in modo molto più graduale, e quindi affrontare l'investimento congiunto per passi. E quindi è quello che si è sviluppato. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi su tipi di software gestionali. Il gestionale barra, diciamo, il finanziario è quello che è più diffuso come prodotto a scaffale, proprio perché è più standardizzato. Volevo solo farvi vedere un'altra slide, visto che tempo passa, ma anzi due. Una è il fatto che soprattutto nel mondo delle piccole imprese comincia un pochino a esserci una tendenza all'utilizzo di prodotti open source, che poi magari dietro hanno un'azienda che ci fa business vendendo consulenza, vendendo servizi, ma diciamo, è in crescita la produzione di sistemi gestionali anche open source. Qui nel 2009 già SourceForge raccoglieva circa 400 progetti che erano riconducibili in qualche modo al mondo degli IRP. Non IRP completi ovviamente, ma singoli moduli staccati dagli altri. Ad esempio sul libro della Franca Lanci, a cui facciamo riferimento, ne sono censiti 6 o 7, di cui c'è anche una tabella comparativa che ci fa vedere che cosa sanno fare e cosa non sanno fare questi prodotti. Essendo open source possono avere dei costi di acquisizione bassi a piacere, diciamo così, ma poi ovviamente c'è dietro l'azienda che li segue, per cui tendenzialmente comprerà il servizio di assistenza e personalizzazione. Questa è una dinamica che parte dal piccolo. Poi c'è la dinamica che parte dalla grande, ecco, questa è la slide che volevo farvi vedere, in cui, tanto per fare un esempio, di SAP,
Il database di SAP, la parte centrale del database, contiene circa 64.000 tabelle. Create table, ecco, ce ne sono 64.000. Quindi potete immaginare la complessità di questo sistema, che non è sicuramente paragonabile a quello che possono darti dei prodotti singoli. Sono due prodotti, proprio due mondi molto diversi. Ovviamente a questa tabella poi ne puoi aggiungere delle altre se ti servono, quelle sono quelle di base per poter funzionare. Quindi, il dominio ERP è molto ampio. Va dai mega prodotti, mega suite fatti da tanti moduli, ai prodotti specifici, su piccola scala, magari anche su scala locale, per cui magari su scala nazionale o regionale c'è un prodotto che si specializza, magari open source, magari ha dei costi di licenza solamente basati sull'uso e non sull'acquisto del software. E quindi molto sta chiaramente all'azienda nel poter valutare qual è la soluzione che è più adatta e quali sono i processi che è più importante gestire, e quindi se serve un sistema integrato oppure se possono essere sufficienti dei sistemi separati. Questo, se vogliamo, un po' di riassunto. A modo di riassunto. Noi ci vediamo domani.